In occasione degli internazionali d'Italia Open di pattinaggio a rotelle, in programma per domenica 27 maggio sul circuito cittadino di Viale Corrado IV, saranno apportate delle rilevanti modifiche alla circolazione veicolare. Il campo di gara, infatti, dove sarà in vigore il divieto di transito dalle 7 alle 18 di domenica 27 maggio, interesserà Viale Corrado IV, nel tratto compreso tra le rotatorie di via Piccinini e di via Beato Cesidio. I veicoli in entrata in città provenienti dalla strada statale 17 per raggiungere via 20 settembre e viale della Croce Rossa, giunti alla rotatoria di via De Medici, potranno utilizzare il percorso alternativo di via Mulino di Pile, ma anche via Agostino Farroni, via Rocco Carrabba e viale 25 aprile. Il traffico in ingresso proveniente dalla strada statale 80 potrà proseguire su via Madonna di Pettino, via Antica Rischia in direzione centro. Infine, i veicoli in transito su Viale della Croce Rossa, in uscita dal centro storico, saranno deviati su via San Sisto e via Beato Cesidio. Via Piccinini, poi, nel tratto compreso tra via Miternum e viale Corrado IV, sarà chiuso al traffico, con eccezione per i residenti. Via Beato Cesidio sarà a doppio senso di circolazione, con accesso da via Caduti di via Fani, per consentire la fruizione del parcheggio degli impianti sportivi di Piazza d'Armi. Nel tratto finale di via Roma, antistante agli uffici comunali, sarà invertito il senso di marcia, che sarà dunque a salire in direzione via Castiglione. La corsia esterna di viale Corrado IV potrà essere impegnata in direzione centro, con accesso da via di Vincenzo. Il Comando di Polizia Municipale del Comune dell'Aquila invita comunque tutti gli automobilisti a non impegnare le strade che conducano verso viale Corrado IV, se non strettamente necessario.